Cominciamo da lei, onorevole Carfagna. Diciamo che è stata una fortuna averla qui stasera, perché lei è stata una delle, insieme a Caldoro anche, una delle principali oppositrici politiche, delle avversarie politiche di Cosentino. Insomma, qualche tempo fa aveva addirittura minacciato le dimissioni contro di lui. Soddisfatta di questa esclusione dalla lista? Ma è un discorso molto più complesso, tra l'altro la minaccia delle dimissioni riguardava un decreto particolarmente delicato che predisponeva una serie di regole, di garanzie per la costruzione e l'appalto dei termovalorizzatori, quindi era un discorso molto più complesso, ma non nascondo che io sia stata un'avversaria politica di Cosentino. E dire se si è soddisfatti o meno, come dire, significa semplificare e banalizzare una vicenda che non è solo politica, ma è anche una vicenda umana. Una vicenda politica e umana che è stata affrontata dal mio partito con grande senso di responsabilità, con attenzione e anche con la dovuta cautela, prendendo alla fine una decisione che per certi versi può amareggiare, perché come ricordava anche questa mattina Alfano, ma anche Berlusconi in alcune interviste, ovviamente ha delle ripercussioni su quella, potrebbe avere delle ripercussioni su quello che è il bene più importante di un essere umano, e cioè la sua libertà, ma la nostra è stata una decisione politica legata all'opportunità politica appunto di candidare o meno una persona come Cosentino. Che lei naturalmente ha provato completamente. Ma io, quella di non candidarlo. Dire, mi fido dell'intuito. Si è battuta, diciamo, per questa scelta, perché non erano non tutti mi sono, d'accordo. Non mi sono il PDL. Battuta perché questa scelta è stata presa da una commissione appositamente istituita presso Palazzo Grazioli, di persone oltretutto di una certa levatura e di una certa anche esperienza. Però se avessero giuridica, chiesto la sua giuristi, opinione, avvocati, che detto? Magistrati, non si può rispondere con una sì. Capito. No, secco, avrei la televisione è così, avrei, diciamo, avrei, come dire, abbiamo anzi un tempo sì, lungo può, a disposizione. Non si può sempre banalizzare, semplificare, capito, vicende complesse, certo, come queste. Però a un certo punto se le avessero torto, chiesto sì torto, o no, lei avrei che avrebbe partecipato detto? Al dibattito, perché non è che siamo a scuola e alzi la mano e dici sì o no. E quindi però la sua posizione non possiamo simulare qui un dibattito, perché altrimenti prenderebbe il tempo. Quindi non ci vuole dire quale sarebbe stata la sua posizione. Una settimana a Palazzo Grazioli per ore, mattina e sera, la mia posizione io la espressi in passato, ripeto, se hanno impiegato una settimana a decidere su una cosa del genere, non posso essere io in un minuto, in un secondo, no, a dire sì o no, non ho dopo, la paletta in adesso mano. Adesso diamo la linea ai telegiornali regionali, sì no. Poi ha tutto il tempo di dire la sua, non è che deve rispondere in un minuto, un secondo, quindi ci pensi bene, perché poi avrà tutto il tempo per rispondere. Guardi, nel caso specifico, lei per esempio prima faceva riferimento a quanto detto Berlusconi dalla magistratura politicizzata, cioè c'è anche da dire una cosa, che la politica in generale, non il PDL, non può non rifiutare un principio fondamentale, che le liste non possono essere compilate dai PM, perché il fatto che in Italia ci sia un problema, il fatto che in Italia non l'abbiamo accettato, abbiamo valutato il caso noi e autonomamente abbiamo deciso che c'era, abbiamo stabilito che non c'era l'opportunità politica di candidarlo, però il principio che deve passare è che le liste in Italia non le possono fare i PM con la magistratura che abbiamo, che più di una volta ha dimostrato di entrare adesso a gamba tesa nelle vicende politiche italiane. Adesso le devo togliere la parola, perché noi all'inizio diamo la parola per poco tempo, poi ci ritorniamo dopo, se no parla solo lei. Prima volevo chiederle, onorevole Carfagna, però perché Cosentino sì e Cesaro no? Cioè, qual è stato il criterio, diciamo, che poi ha portato a escludere alcuni indagati rispetto ad altri? Intanto le ribadisco. Diciamo che anche lui è indagato per rapporti con i clan dei casalesi, Cesaro. No, non ha procedimenti aperti, nel senso che ci sono giornalisti che parlano di indagini, ma come lui stesso ha ribadito, lui non ha avuto nessun avviso di garanzia. Però spesso per cui abbiamo non ha sentito che non c'era avviso di garanzia, però non ha procedimenti in corso aperto. Però ce ne sono molti altri che ce l'hanno. Non è indagato. E le
ribadisco quello che ho detto prima, c'è stata una commissione che ha lavorato giorno e notte, ha valutato caso per caso, siccome non siamo giustizialisti e come le dicevo prima non ci facciamo dettare le liste elettorali dai PM, non abbiamo preso in massa, anche se insomma calcolando i cosiddetti esclusi eccellenti sono tanti quelli che comunque non fanno più parte delle liste del PDL, proprio perché si è voluto adottare un criterio per semplificare, visto che in televisione bisogna semplificare, di pulizia, quelli sì. Che sono rimasti dentro sulla base di criteri che sono stati valutati caso per caso dalla Commissione. Allora Monti stasera ha detto, ha trovato terribilmente cinico che chi ha gestito la vicenda degli impresentabili lo ha fatto con il bilancino, cioè chiedendosi quanto di vizio mi posso permettere, ma che siamo matti, come risponde a Monti? Che Monti, come dire, giudica con arroganza e con supponenza, che sono poi evidentemente le qualità in cui eccelle, perché di altre qualità evidentemente non ce ne siamo accorti, affronta con supponenza e arroganza questioni delicate che riguardano la vita interna di un partito. Siccome lui è salito in politica, dovrebbe imparare quali sono le regole della politica e dovrebbe trattare con rispetto quelle che sono le vicende interne di un partito, soprattutto quando riguardano vicende delicate come quella così. Allora,